La pittura di Caravaggio è stata dai critici del Seicento considerata antitetica a quella di Annibale Carracci. Annibale mira l'ideale, Caravaggio al reale. Si tratta di una schematizzazione che di fatto non corrisponde a quella che fu la posizione dei due artisti. È tuttavia importante che, sia pure schematizzando, la critica del tempo riconoscesse alcune cose. Primo fra tutte che Annibale Carracci e Caravaggio erano i due grandi protagonisti della pittura del secolo. Secondo, che l'uno e l'altro si opponevano nettamente alla cultura manieristica romana. Terzo, che l'idealismo di Annibale e il realismo di Caravaggio erano sì due tendenze divergenti, ma in stretto rapporto dialettico, quando di non reciproca integrazione o complementarità. Furono infine i due poli dello stesso problema. Caravaggio nasce in Lombardia nel 1571, fu scolaro di Simone Peterzano a Milano, un manierista che si dichiarava discepolo di Tiziano. A circa 20 anni si stabilisce a Roma e dopo vi rimane fino al 1606, quando avendo ucciso un giovane in una rissa di gioco è costretto a fuggire. Morirà poco dopo quando, mentre perdonato dal Papa, torna a Roma, viene colpito da un morbo. La sua fu insomma una vita disperata e violenta, ma c'è da dire che, in tutta la sua opera è mossa da un'estrema tensione morale e religiosa. Il suo realismo non consiste nell'osservare e copiare la natura, ma nell'accettare la dura realtà dei fatti, nello sdegnare le convenzioni, nel dire tutta la verità, nell'assumere le massime responsabilità. Ciò significa escludere la ricerca del bello, puntare al vero, rinunciare all'invenzione. Alcuni critici del Seicento, come il Mancini o il Bellori, biasimarono il Caravaggio, ma lo capirono. Capirono che il suo realismo era l'opposto del naturalismo, la sua ricerca era l'opposto della verità e dell'immaginazione. Perciò contrapposero la sua pittura a quella di Annibale Carracci, il quale Carracci fondò la sua opera sul binomio natura-storia, sulla cultura e sull'immaginazione. Per il Caravaggio l'arte non è invece un'attività intellettiva, ma è un'attività morale. Non consiste nel distaccarsi dalla realtà per rappresentarla, ma nell'immergersi nella realtà per viverla. Facendo la pittura si rifà o rivive il fatto, se ne scoprono i motivi profondi, gli esiti trascendenti. Annibale Carracci estende l'esperienza dal reale al possibile. Caravaggio invece l'approfondisce. Tanto Annibale Carracci che il Caravaggio combattono le regole dei manieristi romani. Da qui bisogna partire per capire l'opera del Caravaggio. Annibale combatte le regole dei manieristi per una maggiore libertà. Il Caravaggio invece è antimanierista per un più aspro rigore morale. Annibale accetta il mondo classico come mondo poetico. Il Caravaggio invece lo rifiuta proprio perché è un mondo poetico che allontana da quella sola realtà che è il presente.
Come Annibale, il Caravaggio pensa che i manieristi non capiscano Michelangelo e Raffaello, ma per Annibale non ne capiscono la classicità, la genialità inventiva. Per il Caravaggio non ne capiscono l'impegno morale, il dramma. Le prime opere del Caravaggio a Roma piacciono anche ai critici classicisti, hanno colori dolci e schietti, portano nell'ambiente chiuso del manierismo romano una fresca corrente di colorismo veneto. Dipendono infatti dalla cultura pittorica lombardo-veneto, risentono del Lotto, del Savoldo, del Moretto, oppongono alla pesante oratoria manieristica una poesia non certo sonora e smagliante come quella del Carracci, ma intima, sensibile e lirica. Vediamo qui il Riposo in Egitto del 1593 circa. Qui il Caravaggio riprende il motivo veneto della figurazione sacra nel paesaggio. Vuole affermare che non c'è differenza tra il sentimento del reale e il sentimento del divino. Le figure sono presentate l'una accanto all'altra nel modo più semplice. Nessuno sfoggio di invenzione, nessun artificio compositivo e nessun artificio prospettico per definire lo spazio, come potete vedere. Le figure sono molto vicine, quasi attaccate, e le cose vicine alle figure si vedono nei minimi particolari, i sassi, i ciuffi d'erba in primo piano, e le cose lontane appaiono velate da atmosfere, da strati molto luminosi, vedete, da atmosfere molto luminose e inoltre non c'è nessun tentativo di rendere le figure eroiche. Addirittura notate la Madonna, sembra avere un atteggiamento molto umano, ovvero cede alla stanchezza, al sonno. Giuseppe invece è un vecchio contadino impacciato che è seduto sul sacco con la fiasca ai piedi e accanto a lui vi è un somaro. Il motivo religioso quindi è anche un motivo sociale. Il divino, ovvero, si rivela negli umili, ma il motivo realistico si trasforma in mitico nella figura ideale dell'angelo, che è una figura assolutamente bellissima. Sorge come per incanto dalla terra, infatti vedete il bel corpo roseo nella spirale candida del velo, è qualcosa di stupendo. È quasi la personificazione del paesaggio caldo, luminoso, accogliente, e lo spunto poetico è chiaramente veneto. Dalla realtà quindi si passa alla realtà poetica, all'idillio. L'angelo è una figura ideale, ma appoggia i piedi sulla terra, fra l'erba e i sassi. E suona un vero violino. Legge le note nel libro che San Giuseppe gli porge davanti. L'unità, l'armonia della figurazione sono date dai colori. Al centro il corpo chiaro, affusolato dell'angelo, con la voluta bianca del velo resa più luminosa, per contrasto dalle punte nere delle ali di rondine. Intorno un variare di toni argentei, verdi chiaro, avana. È una gamma tipicamente lottesca, e lottesca è anche la modulazione sommessa, per curve blande, dei contorni. Si aggiunga a questo evidente lottismo il motivo religioso sociale del rivelarsi del divino nelle persone, nelle cose più umili.
È chiaro che il Caravaggio, in polemica contro il manierismo e l'ufficialità religiosa romana, difende una cultura figurativa e una religiosità lombarde, o quantomeno settentrionali. È forse la cultura della provincia contro la cultura della capitale. È certamente una dichiarazione di poetica questa, che è una dichiarazione di poetica che comunque è polemica nei confronti della cultura tardo-manieristica romana. Le opere chiare dello stesso periodo, come il Bacco, per esempio, che è sempre di questi anni, confermano questa posizione polemica. Il Caravaggio difende la pittura come poesia, ma nel senso che a questa identità avevano dato Giorgione e Tiziano. La poesia non è invenzione fantastica, ma espressione della vita interiore, della più profonda realtà umana. Non è né contro né al di sopra, ma dentro il reale, ne costituisce il significato più autentico. Nel riposo che abbiamo visto prima c'è un paesaggio stupendo, tutto fatto di delicate velature coloristiche. Qua invece, d'un tratto, il paesaggio scompare, le ombre diventano quasi nere e si contrappongono senza passaggi a luci violente. C'è dunque una brusca svolta nella sua polemica. Il Caravaggio non si accontenta più di opporre la cultura settentrionale alla cultura romana. Porta la guerra nel campo avversario. I manieristi imitano Michelangelo e Raffaello, ma non li capiscono. Fanno pittura di storia, ma la storia per loro è vana oratoria. Stanno ai modelli, alle regole, alle teorie, ma sono fuori della cultura, perché la cultura non è un principio d'autorità, è un'esperienza che rende più chiari, ma anche più aspri, i problemi concreti della vita. Nel San Giovanni Battista e nell'Amor vincitore, il Caravaggio mostra come ci si debba servire della lezione dei grandi. Riprende chiarissimamente l'impostazione di alcune figure di Michelangelo riporta questa impostazione sulla realtà viva. Dimostra come, così inquadrata e messa a fuoco, la realtà si faccia più vicina e i suoi contrasti risultino più netti. Altrettanto può dirsi della storia. La storia non allontana la realtà, la avvicina, non rasserena, drammatizza. I fatti del passato non sono dati come accaduti e giudicati, ma colti nella flagranza del loro accadere qui, ora. Dell'evento immediato non conosciamo le cause e gli effetti, non possiamo distaccarcene, contemplarlo, giudicarlo. Dobbiamo viverlo. È un istante, un frammento, ma è un istante reale, un frammento vivo della nostra esistenza. Il Caravaggio affronta direttamente il problema della pittura di storia nei tre dipinti della Cappella Contarelli in San Luigi dei Francesi. In particolare, il San Matteo con l'Angelo è in questo senso un'opera che dice tanto di Caravaggio. Proprio questo quadro fu accusato dalla critica classicista del Seicento di essere volgarmente
realistico, tanto che la stessa creò la leggenda di un non possibile rifiuto da parte del clero. Era appunto quello che riprendeva uno schema di immagine di Raffaello, Giove con Ganimede nella Farnesina. Raffaello era considerato il pittore del bello ideale. Dal motivo del bello ideale, il Caravaggio deduce una figura che appare troppo realistica. L'ideale, dunque, non spinge a superare, ma ad entrare più profondamente nella realtà, ad intendere più duramente i suoi contrasti, l'ombra e la luce, il vecchio apostolo analfabeta e l'angelo giovanetto che gli guida la mano, i grossi piedi terrosi in primo piano e le ali luminose. Tanto in San Luigi dei Francesi che in Santa Maria del Popolo i quadri laterali rappresentano una vocazione e un martirio, come nella Cappella Paolina di Michelangelo. Sono i due momenti salienti della vita spirituale, ma questo significato ideale non è espresso nella solennità della composizione storica né nei gesti eroici delle figure. Si fa reale nella realtà concreta dei fatti e delle persone. La vocazione di San Matteo è la chiamata diretta, personale, di Dio, che sorprende l'uomo quando meno se lo aspetta, magari nel peccato. Matteo, come sappiamo, era gabelliere. Il luogo della composizione è il corpo di guardia, un ambiente angusto, senza sfondo prospettico, debolmente illuminato da una finestra. I giocatori, infatti, stanno giocando, quindi stanno facendo gioco d'azzardo, quindi sono nel peccato, portano abiti moderni e quindi non si tratta di una storia vecchia, ma è un fatto che accade ora e potrebbe accadere in qualsiasi momento, a chiunque. La grazia non è un segno che solo all'eletto sia dato vedere. Tutti infatti si volgono sorpresi, tranne l'avaro che conta i soldi, come Giuda e i 30 denari. Con Cristo e San Pietro entra una lama di luce che investe le figure, accende le stoffe, le piume, i volti. È un raggio di luce fisica, ma è anche il raggio della grazia. La realtà è svelata e bruciata dalla luce improvvisa. Poiché tutto succede in quell'istante di luce, non c'è sviluppo di azione. San Pietro non fa che ripetere il gesto di Cristo. Il dialogo è molto conciso, come potete vedere. Tu, io, San Matteo risponde, tu. Quindi c'è una concisione che è portata all'estremo, per così dire. Il martirio di San Matteo è una composizione dove l'evento storico drammatico è ridotto alla cruda realtà di un atto di violenza, di un assassinio. Si sa dalle fonti che il quadro è stato rifatto due volte. L'esame radiografico dimostra che è stato rifatto sulla stessa tela per un crescente bisogno di concisione e di intensità. Lo stesso lampo di luce rivela i tre momenti della vicenda. Il santo strappato dall'altare e colpito dai carnefici. Lo sgomento, vedete? E la fuga degli astanti, l'angelo poi, che piomba dal cielo con la palma del martirio. C'è ben chiaro il ricordo del miracolo dello schiavo del Tintoretto,
il quadro che mezzo secolo prima aveva creato un modo nuovo e più intenso di figurazione drammatica. Ma il Caravaggio stringe ancora di più i tempi. Là gli astanti commentavano sorpresi e il santo arrivava volando dal cielo per risolvere il dramma. Qui gli astanti si accalcano sgomenti, il carnefice colpisce il santo, ma l'istante della morte è anche quello della gloria e la stessa mano protesa in un gesto di difesa stupenda. Coglie la palma dalle mani dell'angelo. La crocifissione di San Pietro è un'altra composizione estremamente drammatica. Null'altro che la meccanica della croce sollevata a forza di corde e di spalle. È come se la macchina della morte si sia messa in moto e nulla può fermarla. Non c'è sviluppo di azione, ma c'è una durata, è come una ruota che gira intorno al mozzo. Non è più un fatto istantaneo, ma un fatto che si protrae nel tempo e che proprio la lentezza, la durata, rende più tragico. Non c'è più dunque un lampo di luce, non più uno scontro violento di luce ed ombra. I colori infatti sono sbiaditi, come stagnanti in una luce morta, senza raggio. Dopo il fatto istantaneo del martirio di San Matteo, il fatto vissuto nel suo accadere rallentato della crocifissione di San Pietro, la vocazione di San Paolo è una raffigurazione dove lo svolgersi del dramma, l'apparire del Cristo, l'accecamento di Saulo, ripercorrono lo stesso dramma emotivo e realistico. Fu probabilmente lo stesso Caravaggio a volerla sostituire con l'attuale, che dal fatto come appena accaduto, distante di pause e di silenzio che segue il compiersi di un dramma. La composizione è dominata dalla gran massa del cavallo, come si può vedere. La vampa improvvisa della folgorazione divina l'aveva spaurito, ma ora il cavallo è già calmo, accanto al caduto. Spento il bagliore miracoloso, è rimasta una luminescenza che sembra emanare dal cavaliere atterrato col gesto delle braccia aperte. Il tema del fatto compiuto, e compiuto per sempre, incancellabile, è fondamentale nella poetica del Caravaggio e si lega a quello della morte. Per i critici del Seicento, il Caravaggio apre la via alla pittura di genere, specialmente alla natura morta, come vedremo più tardi.